Beh, questo è un rischio, è un pericolo che ha sempre corso la nazionale anche negli anni passati, no? Quello che poi tante volte le vicende di campionato oscurino un po' questi 10 giorni, 8, 9, 10 giorni, questi impegni che per noi rappresentano la vita in quanto ci giochiamo la qualificazione. Detto questo, i ragazzi devono sapere che starà a noi. Abbiamo, diciamo, così, acceso una piccola fiammella, no, di entusiasmo intorno a questa nazionale. Dovremmo essere bravi noi, tramite le nostre prestazioni, a regalare emozioni alla gente, proprio tramite il gioco, tramite la voglia, tramite determinazione, regalare proprio emozioni, passione, entusiasmo alla gente, perché la gente ha bisogno di questo, noi lo sappiamo e cercheremo, ecco, di fare questo in un percorso che deve essere un percorso di crescita. No, sinceramente, anche perché non mi piace fare calcoli e pensare che se ne possono qualificare due ed eventualmente una terza tramite spareggio. Ecco, pensiamo di arrivare primi nel girone e di guadagnarci la qualificazione quanto prima, senza pensare a cose ipotetiche, a pensare che abbiamo tempo per crescere. Chi ha tempo non aspetti tempo, questo è sempre stato il mio appello ai calciatori. Quindi cerchiamo di fare le cose per bene, le stiamo facendo, cerchiamo di crescere così come mi aspetto, ecco. Ma era l'unica persona per cui potevo cambiare idea. Fosse arrivato un altro allenatore, sicuramente adesso non sarei qua. Abbiamo parlato, gli ho dato la mia disponibilità in tutti i casi a venire in nazionale perché so che c'è un progetto importante per questi 2 anni, quindi con un allenatore come lui che conosco sono sicuro che ci sarà da divertirsi, da arrivare tra 2 anni a conquistare qualcosa di importante. No, per me non è cambiato niente, la voglia di giocare è la stessa e quindi vengo con grande entusiasmo, so che magari tante volte ci sarò, non ci sarò, però ho dato la mia disponibilità anche per questo, quindi non ci sarà mai nessun problema. Ma è una bellissima sensazione anche superare un'icona del calcio come Zoff. Poi ho fatto l'esordio con l'Azerbaigian proprio 12 anni fa e quindi domani poter superare un mito come Zoff è veramente una cosa che mi rende molto orgoglioso. Ma più o meno ero lo stesso, ero solo magari all'inizio di una lunga carriera con la nazionale, però i sogni erano gli stessi che avevo da bambino, quello di poter giocare nazionale, di poter giocare un mondiale, di vincerlo. Ho avuto la fortuna di raggiungerli tutti, però ho anche la fortuna di avere sempre delle vittorie come sogno nel cassetto, e quello forse è la forza che mi fa andare avanti.